Dopo un anno di piena crisi che ha segnato drasticamente il 2020, le aziende vicentine vedono una nuova luce e i dati prodotti dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza lasciano ben sperare per il futuro. Crisi alle spalle? Non proprio, perché osservando i numeri della relazione si nota che alcuni settori non hanno superato del tutto il periodo buio. Il rapporto che analizza i primi 9 mesi 2021 parla di un netto recupero rispetto alle perdite registrate nel 2020. Da gennaio a settembre emerge che le aziende manifatturiere hanno esportato merci per un valore di 14.582 milioni di euro. Il confronto, evitando lo scorso anno, va fatto con il 2019 e il segno positivo è dell'8% per quanto riguarda l'export vicentino. Non male, visto che a livello regionale le esportazioni si fermano al più 5,9%. Anche le micro e piccole imprese del manifatturiero, seppur in misura più contenuta, registrano una crescita pari al 5,2%. Un brusco calo arriva da uno dei settori che per molti anni ha trainato l'economia vicentina, la moda. Prodotti tessili, articoli di abbigliamento hanno subito una contrazione, meno 6,4% per abbigliamento e addirittura meno 13,7% per i prodotti tessili. Tornano a segnare positivo i prodotti in pelle, che recuperano i livelli pre-crisi con esportazioni pari a più 2,7% rispetto al 2019. Rispetto al 2020 il settore registra un rimbalzo positivo pur senza toccare i numeri del 2019. Al netto del settore moda, le esportazioni dei comparti a maggior concentrazione crescono del 13,7% rispetto al periodo pre-pandemia. Ad essere apprezzati in particolare i prodotti alimentari vicentini, che segnano un incremento delle esportazioni pari a più 15,4% rispetto al 2019.